Ho detto sì, mi sono decisa a venire qui proprio anche per le insegnanti. Pratico questo lavoro da almeno 4 anni. E ho iniziato perché comunque io ho un'unghia onicofagica, quindi non mi piaceva avere queste unghie brutte che comunque io le mangio, quindi non mi piaceva proprio vedere la mano così. E quindi ho iniziato a farmele da sola, però non ho mai fatto corsi. E questo è stato il mio primo corso da onicotecnica. Mi dà l'opportunità anche di poter lavorare. Ho visto tanti lavori sia di Agnese che di Viorica, che ho fatto anche l'altro corso di lunghezze estreme e forme moderne. Sono bravissimi, sono innamorata dei loro lavori perché veramente sono perfetti. Non trovi un difetto, niente. Quindi ho detto sì, mi sono decisa a venire qui proprio anche per le insegnanti. Mi avete dato molte cose in più, anche semplicemente stendere un colore o comunque fare una base qui a scuola è stato molto più importante, cioè vederlo dal vivo che magari vedere un video su YouTube o altre cose. Non capisci il vero procedimento. Ma Alessandra è stata sempre disponibile in tutto. In tutto. È proprio brava, ti sa gestire ogni cosa senza problemi. Cioè, tu magari hai un problema che per te è grandissimo, invece lei te lo risolve in 5 minuti. Agnese, che comunque ci abbiamo passato 3 mesi, è stata un'insegnante favolosa, anche nel rapporto umano. Ti fa ancora più amare questo lavoro. Se già comunque hai questa passione come me, te lo fa apprezzare ancora di più. Non mi aspettavo tutte queste cose, i pennelli, il gel. È stato un kit molto molto fornito. Poi, avendo altre amiche che fanno questo lavoro, ho confrontato anche il loro kit, insomma, e c'erano la metà delle cose nostre. Quindi ho detto ok, sono andata bene anche su questo. A tutti però che hanno una passione. Chi non ha una passione non può proprio intraprendere questo percorso perché sprecherebbe solo tempo.